ringraziare l'associazione Itinerandia, di ringraziare la Comes, la cooperativa Mediateca Sarda, la biblioteca di tutti i Figari, e di ringraziare voi. Questa è la prima delle anteprime di Dall'altra parte del mare, del festival Dall'altra parte del mare, che si svolgono a Puti Figari. Seguiranno Ilenia, anzi nell'ordine Gaetano Mura, Ilenia Zedda e l'altro non me la ricordo, e Paola Zannone. Insomma, ha ragione il vice sindaco, è un po' strano sederci così lontani, portare la mascherina, però siamo qui. In qualche modo è un segno anche di voler ripartire. Io ero molto preoccupato delle campane, e invece il problema vero sono gli uccelli nell'albero, che ce li abbiamo proprio qua nelle orecchie. Cercheremo, Gavino, di concentrarci e di superare questo accompagnamento così bucolico. Allora, il tenente Roversi, le indagini del tenente Roversi e il misterioso caso di Villagrada. Come anticipava il vice sindaco, è il quarto capitolo di quella che doveva essere una tetralogia. Per chi è un lettore, per chi conosce le indagini del tenente Roversi, per chi ha letto i libri precedenti, sa che questo avrebbe, ma adesso ne parliamo, tutta l'aria di un capitolo conclusivo. Il tenente Roversi, siamo negli anni 60, è stato sbattuto in Sardegna, come si faceva all'epoca, con i poliziotti e i militari dell'arma. Vi ricordate Diego Battantuono, quando gli dicevano ti mando in babbaggia no, ecco, siamo ancora in quel periodo in cui si veniva mandati in Sardegna per punizione, per problemi disciplinari. Questo succede al nostro protagonista. In questo romanzo si va, l'indagine, di cui ovviamente trattandosi di un giallo, ahimè, parleremo poco per non farvi spoiler, l'indagine in cui veniamo accompagnati in questo romanzo fa luce anche sulle ragioni per cui il nostro tenente era stato mandato in Sardegna. Innanzitutto comincio subito col chiedere a Gavino, poi entriamo un po' più nel merito di questo libro e del resto della serie, e se abbiamo voglia anche di altre cose, se davvero è l'ultima volta che leggeremo il tenente Roversi oppure ci sono delle sorprese. Attenzione, Gavino Zucca è in libreria anche con un altro libro che è Giallo Sardo, una raccolta di racconti di giallisti sardi, pensate un po', Giallo Sardo, con però un racconto che con altri personaggi, per cui la curiosità degli appassionati della serie è un po' questa. È l'ultimo capitolo del tenente Roversi oppure... No, direi no. Dunque, i primi quattro libri formano una tetralogia, come ho detto prima, cioè sono legati fra di loro da un fil rouge. Questo fil rouge sono i famosi fatti di Via San Mammolo, che per chi ha letto magari il primo romanzo della serie sa che sono appunto quell'episodio che ha portato all'allontanamento di Roversi da Bologna e al suo esilio in Sardegna. Questi fatti di Via San Mammolo ritornano un pochino all'inizio del primo romanzo, poi vengono ripresi un po' nel secondo e vengono ampliati nel terzo, perché nel terzo romanzo c'è già una parte che si svolge a Bologna, però non è Roversi andare a Bologna, è il suo amico e compagno, diciamo, di indagine, Luigi Gualandi, e in questo quarto romanzo finalmente si affrontano questi fatti e si arriva poi appunto alla conclusione anche di questo fil rouge che ha collegato idealmente i primi quattro romanzi. Quattro romanzi che sono anche molto molto vicini fra loro dal punto di vista temporale, perché il primo romanzo, Il mistero della Baquada, parte nel fine novembre del 1961. Quindi la prima indagine dura circa una settimana e avviene appunto a luogo più o meno verso fine novembre del 61. Il secondo romanzo, Il giallo di Montelepre, inizia circa due settimane dopo. Anche questo si svolge nell'arco di una settimana e termina diciamo poco prima di Natale.
Il terzo romanzo inizia esattamente dove finisce il secondo. C'è una telefonata nel secondo romanzo, se non so dire esattamente, praticamente per non togliere l'interesse del lettore. Comunque, da quel punto poi parte il terzo romanzo, proprio in sequenza temporale esatta. E il quarto romanzo inizia dove finisce il terzo. Quindi sono proprio in sequenza, sono legati fra di loro. Questo chiude appunto una tetralogia iniziale. Però la mia intenzione è comunque di continuare a scrivere dentro versi, però non più in questa sequenza temporale così stretta, rigida. A questo punto i fatti di Bologna sono stati affrontati, sono stati risolti, per cui non c'è più questo fil rouge. D'ora in poi la mia idea è di andare avanti con romanzi singoli, ambientati in Sardegna e soprattutto ambientati anche in altri periodi dell'anno, perché qui ho parlato della Sardegna invernale, si va da novembre a gennaio, che è un periodo molto bello anche da noi, però vorrei raccontare altre stagioni, anche la primavera e poi l'estate. Per cui il quinto romanzo in realtà io l'ho già scritto, è già quasi completato e si svolgerà nella primavera del 62. Quindi c'è un salto di circa 3 mesi e poi pensavo già a un sesto romanzo in cui mi piaceva riprendere delle atmosfere legate alla Sardegna balneare, ma non quella del turismo della Costa Smeralda, la Sardegna di balneare del Lido Pani, del Lido Iride, quella di Placamone, insomma. Agropastorale diventiamo un'altra cosa e scopriamo l'industria, scopriamo il turismo di massa. Mia opinione personale, le vicende del piano di rinascita forse siamo già pronti ad analizzarle storicamente, adesso il tempo che è passato è abbastanza. L'industrializzazione ha fatto danni, forse anche il turismo di massa modello Costa Smeralda mostra ormai i suoi limiti, lo dico io che vengo da una terra a vocazione turistica ma con una vocazione un po' diversa rispetto a quella della Costa Smeralda, ma questo c'entra poco. Mi interessava capire se le ragioni profonde di questa scelta di voler raccontare questa Sardegna che è davvero alla vigilia di una rivoluzione, buona o cattiva, ma una vera e propria rivoluzione. Beh sì, non è un caso in effetti. Il primo romanzo, appunto, Il Ministero di Baquada, che è quello che è stato ambientato proprio in quel periodo per una serie di ragioni che poi magari spiego, nel Ministero di Baquada proprio si scontrano queste due tendenze di cui tu hai appena parlato. Io vedevo una Sardegna in quel periodo, quindi nel 61, che era proprio in questo momento di transizione, anche molto rapida, tra il passato agropastorale e le antichissime tradizioni che nel romanzo sono rappresentate appunto dal codice barbaricino, di cui c'è un'applicazione, e la futura vocazione turistica, ma quel turismo alla Costa Smeralda di cui parlavi tu. Tutti questi due aspetti sono presenti nel primo romanzo e si scontrano proprio nel caso che il tenente Roversi deve risolvere. Quindi non è casuale la scelta, proprio ho individuato in quel momento, poi per chi leggerà il libro forse capirà ancora di più, perché è veramente quel novembre, dicembre, proprio quei mesi lì erano quelli proprio critici per certe cose che stavano accadendo e che poi vengono usate anche nella vicenda nel giallo. Però in particolare poi la scelta del novembre del 61 è stata dovuta anche a una serie di fatti, di cose che sono accadute realmente, e ha dato poi l'idea per il romanzo giallo, l'idea di un traghetto appena entrato in funzione che ha un incidente, quindi non può ripartire, e questo fa sì che a questo punto chi era imbarcato su quel traghetto deve ricorrere ad altri mezzi. Cioè, era tutta una serie di cose che si sono scatenate nella mia testa e che hanno dato luogo poi allo sviluppo della trama del primo romanzo. Quindi sono proprio fatti di cronaca ben precisi accaduti in quei giorni che mi hanno portato proprio a quella fine novembre del 61. Invece in generale la scelta dei primi anni 60 è dovuta un po' appunto a questo discorso della transizione, un po' al fatto che a me poi quegli anni piacciono anche molto, mi piaceva raccontare, poteva essere la fine degli anni 50, i primi anni 60, era un periodo di grande trasformazione ovunque, era il boom economico, quindi ottimismo, anche molta innocenza forse. Mi piaceva raccontare quegli anni con, anche con le,
magari le mode che c'erano, con i modi di dire, le pubblicità di Carosello, ecco, fare dei richiami proprio a tutto un mondo che adesso, insomma, sembra lontanissimo e che non c'è più e che però mi piaceva descrivere. La scelta di un personaggio esterno, dunque di un carabiniere bolognese che viene in Sardegna, permette anche al lettore di scoprire quella Sardegna insieme al protagonista. Sì, sì, sì. Questo diciamo è una, insomma, è qualcosa che è stato già anche utilizzato da molti altri scrittori, chiaramente, cioè l'idea di far vedere una realtà da qualcuno che diciamo non la conosce, che letteralmente catapultato. In questo caso proprio letteralmente catapultato, è chiaro. Quindi Roversi riesce a vedere, a descrivere e quindi a far anche vedere anche gli stessi sardi o sassaresi, perché molte delle vicende sono ambientate a Sassari o comunque nella zona intorno a Sassari. Ecco, far vedere a tutti anche come siamo realmente, magari farci scoprire pregi e difetti. Quindi secondo me era un'operazione importante questa di mostrare la Sardegna come poteva, diciamo, io probabilmente avevo, diciamo, cioè tutta la mia esperienza passata mi ha portato a riuscire a fare questa operazione, perché io sono vissuto a Sassari fino a 18 anni, poi sono andato via e per una trentina e passa di anni tra università e lavoro sono stato fuori, quindi probabilmente avevo un po' la visione sia della Sardegna dall'interno, ma anche la visione di chi guarda la Sardegna da fuori, dall'esterno. Adesso sono tornato in Sardegna, quindi un po' la rivedo con occhi nuovi e un po' la rivedo con gli occhi vecchi di quando ero giovane. Quindi dentro di me ci sono tutte e due queste visioni e sono quelle che ho cercato anche un po' di riportare, di scrivere nei romanzi. Senti, a proposito della tua biografia, tu sei un fisico ma anche un filosofo. Io che invece ho fatto solo studi umanistici, ahimè, ho una passione sconfinata per gli scienziati, che ritengo menti superiori, e mi chiedevo perché chi viene da una cultura scientifica, nel tuo caso anche scientifica, ha questa passione per il giallo classico. In Italia abbiamo almeno due fisici che scrivono gialli di successo, l'altro è Marco Malvaldi, che adesso anche lui si può permettere di non fare più il ricercatore all'università, ma è un fisico. C'è un legame tra studi scientifici e la costruzione e la passione per il giallo classico? Ti faccio anche la seconda domanda subito, che è collegata a questa. Da dove viene questa tua passione per il giallo classico? Chi sono i tuoi autori di riferimento? Io per certe cose, per esempio, parlando di italiani, ho trovato alcune somiglianze con Fruttero e Lucentini, per esempio l'ironia e anche l'ambientazione altoborghese, per esempio. Però diceli tu, vabbè, quali sono i tuoi autori di riferimento del giallo classico, perché, vabbè, intanto, che non è un genere, scusami, finisco, sì, sì. Adesso viviamo in tempi in cui il genere di i sottogeneri del crime, insomma, che vanno di più sono il thriller, sono il noir, sono altre cose. La passione del giallo classico resta evidentemente, per carità, anche nei lettori, ma c'è questa roba che ci sono tanti scienziati che scrivono giallo classico, chissà perché. Ma chissà, può darsi che sia qualcosa legato al tipo di ragionamento, che però secondo me non è poi alla fine tipico del mondo scientifico, in realtà secondo me è un tipo di ragionamento abbastanza universale, quello legato alla logica, al fatto di osservare la realtà, trovare gli elementi importanti della realtà, cercare di collegarli, farsi delle teorie. Sì, è chiaro che è il procedimento tipico della scienza, però non è secondo me diciamo esclusivo della scienza, anche altre discipline comunque possono portare a questo tipo di ragionamento. Però effettivamente diciamo che un'affinità tra l'attività del detective, del detective classico soprattutto, e l'attività di tipo scientifico c'è. E già Albert Einstein aveva fatto un esempio in un suo libro famoso sull'evoluzione della fisica, che l'ho ripreso anche in uno dei miei romanzi, un breve accenno, cioè sul fatto che effettivamente tra
il detective che indaga e lo scienziato, ci sono appunto tantissime affinità, appunto questa, la ricerca delle prove, il fatto di collegarle e così via. Quindi può darsi che questo sia uno dei motivi, cioè parlando di giallo classico, quindi quel giallo in cui ci sono appunto c'è la ricerca degli indizi, delle prove e il fatto di collegarle con un ragionamento di tipo deduttivo, logico deduttivo. E qui torniamo invece all'altra domanda, vediamo l'altra domanda, quella sulle mie origini, diciamo, letterarie. A me è sempre piaciuto leggere gialli, e ho sempre letto gialli classici, però quasi niente di italiano. Tu prima citavi Frutti e Lucentie, che io non li ho mai letti, e non ho letto quasi niente. Hai giocato 2 euro, che La donna della domenica invece era uno dei tuoi libri preferiti, ho sbagliato. Io sono sempre stato abbastanza attratto dalla letteratura anglosassone. Quindi quando parlo di giallo classico proprio intendo dire i classici veri, al di là vabbè di chiaramente Conan Doyle, quindi con Sherlock Holmes, oppure vabbè anche Simenon con Maigret, insomma per me è un riferimento, anche se Maigret è un po' diverso, però proprio parlo di gialli tipo John Dixon Carr, anche Carter Dixon, e, insomma tutti quei giallisti classici. Fra l'altro, apro anche una piccola parentesi, parlando proprio di John Dixon Carr, nella raccolta Giallo Sardo, dove non c'è il tenente Roversi ma c'è un nuovo personaggio che mi piacerebbe poi riprendere nel futuro, ho provato proprio a costruire un giallo veramente classico, il classico proprio giallo dell'enigma della stanza chiusa, in cui un autore come John Dixon Carr era maestro, cioè l'idea che dentro un ambiente chiuso dall'interno avvenga qualcosa, tipicamente insomma una persona muore e magari si sa tutto, si sa anche come è stata uccisa, ma non si capisce come ha fatto l'assassino ad agire, come ha fatto uscire e così via. E queste sono proprio delle sfide logiche, forse in questo la mentalità scientifica magari porta ad apprezzarli particolarmente, perché è proprio una sfida intellettuale vedere come l'autore è riuscito a creare una situazione da cui sembra che non ci sia via d'uscita e vedere però come poi invece ne è venuto fuori, qual è stato quell'artificio, quella piccola diciamo crepa nel ragionamento, in quello che ha detto l'autore, no? Descrivendo il tutto, che permette poi di risolvere il giallo, perché poi spesso la stanza chiusa non è mai chiusa, alla fine si capisce che c'è sempre, no? Però all'inizio proprio l'illusione bellissima è sempre quella di dire come ha fatto, cioè come è stato fatto, come ha fatto l'assassino. E in questa raccolta, appunto nel giallo che io ho scritto per questa raccolta, ho fatto proprio a cimentarmi in una impresa di questo tipo. Cioè una persona muore all'interno di un laboratorio di fisica, e il laboratorio è chiuso, si sa come è morta ma non si capisce come può aver agito l'assassino. E da lì si sviluppa appunto l'indagine. Noi possiamo trovare in centinaia, in certi casi, decine di libri e hanno sempre più o meno la stessa età, e invece tu proponi delle trame che hanno uno sviluppo temporale precisissimo, ogni capitolo ha un giorno, un'ora, dunque immaginiamo, augurando 100 anni di vita al tenente Roversi, 100 anni di vita letteraria, che lo vedremo anche invecchiare, o lo vedremo magari anche più giovane di come l'abbiamo conosciuto. Perché questa scelta e non la scelta Camilleri che Montalbano venga chiamato? Oddio, non è nemmeno vero che Montalbano venga chiamato, però più sì. Vecchia poco. Diciamo che è delineato un po' sullo sfondo, anche se a me piaceva essere preciso sulle date, perché come dicevo prima, molti degli eventi di cui parlo, non solo nel primo romanzo ma anche nel secondo, sono fatti realmente accaduti in quel momento. Per esempio nel giallo di Montelepe, che è il secondo romanzo della serie, parlo di una nevicata, e in quel momento, quel giorno a Sassari c'è stata veramente quella nevicata. Parlo di un traghetto che si è incagliato, si è arenato a Porto Torres perché è stato spinto dal grecale, e io descrivo questa cosa. Cioè, a me mi piace molto l'idea di inserire nei romanzi fatti veri. Forse sarà un mio, magari è un mio desiderio, insomma, però mi piaceva questa idea proprio di inserire fatti veri e anche luoghi veri a quel punto. Chiaramente c'è l'altro aspetto che dicevi tu, però, che ovviamente a questo punto, essendo legati a dei giorni ben precisi, dei mesi ben precisi, i personaggi a questo punto devono crescere.
Infatti uno dei problemi che mi porrò tra un po', non so a quale romanzo, al sesto, al settimo, all'ottavo, sarà che il tenente Roversi prima o poi dovrà diventare il capitano Roversi, probabilmente. E quindi sono dei cambiamenti che a cui sto già pensando e che dovranno esserci. È un po' una sfida, effettivamente, una sfida contro quelle serie di cui parlavi tu, quelle in cui il protagonista non invecchia o invecchia magari pochissimo e non si capisce bene anche l'ambientazione, gli anni, la distanza temporale tra un caso e l'altro. E io, la mia sfida invece è cercare di essere precisi, di descrivere una storia come che sia una storia vera, la storia di un personaggio vero, e seguirlo anche nel suo procedere, nella carriera, nella vita. Le grandi serie americane, come altri tipi di narrazione. Mi ricordo che forse Alessandro Baricco diceva, noi scrittori in qualche modo, rispetto, lui parlava ancora del cinema, adesso come la penso io le serie televisive sono un competitor ancora più potente del cinema, perché sono narrazioni di ampio respiro, esattamente come i romanzi, il cinema invece lo è di meno. Baricco diceva, è come inseguire un treno in bicicletta e cercare di andare più veloce di un treno in bicicletta. E alla fine però i libri resistono, i lettori di gialli sono sempre numerosi. Come fate? E poi ti piacciono le serie? Seguo pochissimo le serie moderne. No, proprio pochissimo. Sto scoprendo adesso per esempio CSI, perché appunto, tra le mie idee per il futuro potrebbe esserci quella di creare una nuova serie ambientata nel presente, che questo che richiede però chiaramente la conoscenza di tecniche chiaramente di medicina legale, di polizia scientifica e così via. E quindi adesso sto seguendo, ma più per motivi di studio, delle serie tipo CSI, quindi l'indagine, la scena del crimine e così via. Però in generale non sono un grande appassionato di serie modernissime. Insomma. Diciamo che i miei riferimenti sono Tenente Colombo, McGregor è un po' lento, devo dire la verità, cioè è bellissimo però è un po' lento, al giorno d'oggi si fa un po' fatica, però Colombo sicuramente è bellissimo secondo me. E da poco ho scoperto un'altra serie che a me è piaciuta moltissimo, che il protagonista si chiama Monk, è stata trasmessa una decina di anni fa, l'ho scoperta quasi per caso e poi l'ho cominciato a seguire, ho divorato 8 serie. Monk è un detective della polizia di New York che ha avuto una crisi personale e per 5 anni è stato fuori ruolo e all'inizio della serie lui prova a collaborare di nuovo dall'esterno con la polizia di New York. È un personaggio unico perché è un personaggio che ha molti problemi suoi mentali, è un ossessivo, è una persona che ha molte manie, tipo non so, lui da qui dovrebbe toccare la bottiglietta, cioè, fa tutti quei gesti, no? Maniaci. Quindi è una persona che ha molti problemi, molte paure, però questo gli dà anche una grandissima sensibilità. E questa sensibilità lo porta a vedere delle cose, anche banali, che gli altri non riescono a vedere. E quindi a volte risolve i casi, anche vedendo una cosa magari piccola, banale, molto semplice, quindi non quelle grandi tecnologie come si fa oggi, la telecamera che riprende o altri quel tipo di DNA, così. Proprio cose normalissime, particolari normalissime, che però lui riesce a vedere e interpretare, proprio con questa sua grande sensibilità e grande empatia. È un personaggio molto umano, però è un grandissimo detective, a me è veramente piaciuto molto come serie. Quindi non è antichissima, insomma, non è neanche tanto recente, però diciamo che i riferimenti sono quelli. Un altro grande riferimento per me è Larry Queen, vado sempre negli anni 60, credo che sia 60-70, anche quelli sono, peccato che ne abbiano fatti veramente pochi.